consegnati riconoscimenti per le migliori tesi di laurea del premio David Sassoli, una targa per celebrare il centenario dell'Unione Sportiva Larcianese Calcio, presentato il programma per il 2023 del Teatro delle Arti di Lastrassigna, inaugurata al Palazzo del Pegaso la mostra del pittore pisano Alberto Martini. Le tesi in memoria di Sassoli. Ad un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo si è tenuta a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento del premio a lui intitolato Miglior tesi di laurea David Sassoli. L'Europa, le regioni e i cittadini, il tema della prima edizione del riconoscimento rivolto a giovani laureati degli Atenei Toscani. Bandito nel 2022 dal Consiglio regionale della Toscana, il premio ha l'obiettivo di ricordare il pensiero e l'azione di Sassoli, incrociando la sua memoria con le idee delle giovani generazioni toscane e con le riflessioni sul rapporto tra regioni ed Europa. I vincitori sono Alice Campolmi, laureata all'Università di Firenze, prima classificata, Filippo Bordoni, laureato all'Università di Pisa, secondo classificato, e Mira Manini Tiwari dell'Università di Siena, terza. Il contributo di 10.000 euro è così distribuito: al primo premio sono assegnati 5.000 euro, al secondo 3.000, al terzo 2.000. Ma è un'edizione che ha visto davvero una larga, ampia, importante partecipazione. Oggi è un anno che è venuto a mancare David Sassoli. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa, e questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. Alle mie spalle c'è una frase che rappresenta bene chi è David Sassoli, e in queste tesi ci sta proprio quello che è stato anche il suo indirizzo, l'indirizzo che ha voluto dare a tutti i governi dell'Europa, l'indirizzo che ha voluto dare a chi si impegna negli istituti: essere sempre dalla parte dei più fragili, essere sempre dalla parte di chi ha meno voce, e noi oggi siamo qui per dare davvero voce a chi ha meno voce. Questa iniziativa nasce da tutti i componenti della commissione che presiede e che ringrazia, ha sottolineato il presidente della Commissione Politiche Europee Francesco Gazzetti. Stiamo cercando di mettere insieme istanze affinché la prospettiva europea sia concreta e reale. Con questo premio abbiamo voluto affidare non alla politica ma ai giovani una riflessione sull'Europa, ha detto. Mi pare che sia davvero un momento bello, è un momento che ci aiuta a ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti, è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori. E credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno composto la commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. 22 le tesi che sono state esaminate dalla commissione. La scelta dei temi è molto attuale, e anche la ricaduta sul territorio è molto utile, perché di fatto un premio che premia una persona che è stata garante dell'Europa e dei valori della democrazia. La tesi di Alice Campolmi, dal titolo La tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattamento, la normativa dell'Unione Europea e la sua attuazione nell'ordinamento italiano, è un argomento di grande rilievo politico, giuridico e sociale che affronta nodi di stretta attualità nel dibattito pubblico. Quella di Filippo Bordoni, Management attraverso algoritmi e problemi di privacy, un approccio europeo, si occupa di un problema attinente al diritto del lavoro, ossia dell'impatto degli algoritmi per la gestione dei lavoratori sul diritto alla privacy. Infine quella di Mina Manini Tiwari riguarda un altro tema al centro della discussione pubblica, ovvero quello della transizione ecologica promossa dall'Unione Europea attraverso il piano di investimenti dello European Green Deal e di come questa possa essere coniugata con logiche redistributive e di giustizia sociale. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, e la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani. Ecco. Alle possibilità che l'Unione Europea regoli in maniera efficace i diritti dei suoi lavoratori davanti ai cambiamenti della tecnologia. Un tema attualissimo, e un tema legato ai diritti sociali, è qualcosa in cui sicuramente David Sassoli credeva. 100 anni di Larcianese.
Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Larcianese Calcio in occasione dei 100 anni dalla fondazione. A consegnare il riconoscimento nelle mani del presidente Giancarlo Carbone e il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. È il quarto centenario che festeggiamo in quest'ultimo anno, dà il senso della vitalità delle nostre associazioni sportive, fatto di tanto impegno dei volontari, di tante donne e tanti uomini che si mettono a disposizione della propria comunità. 100 anni sono tanti. E il premio dato oggi al presidente Carbone è un po' il riconoscimento a tutte le persone che si sono impegnati in questi anni. Lo sport è un valore importante, trasmette quei valori che rendono l'uomo migliore. E io penso e spero che questo riconoscimento possa servire alla Larcianese Calcio per continuare nella direzione che ha portato avanti in questi anni. Prossimità, vicinanza alle persone e costruzione di relazioni e di comunità. Anche questo è il mondo dello sport. A proporre il riconoscimento, deliberato all'unanimità dall'ufficio di presidenza del Consiglio, sono stati il vicepresidente dell'Assemblea Toscana Marco Casucci e la consigliera regionale Luciana Bartolini. Stiamo portando tutta una serie di centenari. Se ci avete seguito sapete bene quante celebrazioni sono state fatte. Evidentemente la nostra Toscana ha una gloriosa storia sportiva che deve essere ricordata e il ricordo si deve concretare tutti i giorni. Il ricordo non è semplicemente una targa, il ricordo è capire quanto sono importanti dal punto di vista sociale queste società. Che sono minori dal punto di vista, ripeto, degli sponsor, ma che per il significato, il messaggio, la fruizione sociale che danno ai nostri giovani sono decisamente maggiori. Considerando la realtà di Larciano, che è un comune abbastanza piccolo, questa è una società, come ha detto giustamente, poi basti guardare il nome dove ci hanno messo anche artigianato e industria, quindi coinvolge tutto il paese. Io avevo letto per caso che facevano 100 anni e mi è venuta l'idea appunto di dare questa targa alla Larcianese, giustamente, perché 100 anni sono tanti, 100 anni di sport e direi anche di volontariato, perché poi alla fine è un po' di volontariato che fanno, lavorano per i giovani, hanno un settore giovanile, ho visto la squadra giovane, lavorano, cioè giocano con altre squadre, un po' della Val di Nievole, un po' del vicinato, e quindi è un premio ben meritato questo alla Larcianese. Siamo orgogliosi di essere qui a ritirare questo premio, ha spiegato il presidente dell'Unione Sportiva Larcianese Calcio Giancarlo Carbone, perché sancisce 100 anni della nostra storia. La speranza è di festeggiarne altri 100 con l'obiettivo di tornare presto nel campionato di eccellenza. Tanto siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio perché sancisce 100 anni della nostra storia, della nostra attività. Sicuramente per il territorio dove siamo è un orgoglio, è una cosa importante ritirare questo premio. Siamo tutti orgogliosi, non è semplice, non è stato semplice arrivare fino ad oggi a far 100 anni della Larcianese. Si spera di farne altri 100. Alla cerimonia erano presenti anche i consiglieri regionali Marco Niccolai e Giovanni Galli. E devo dire che Larciano si conferma sempre un comune veramente straordinario, perché appunto un comune di piccola media dimensione ma in cui ci sono realtà sportive di rilevanza straordinaria sia nel calcio che nel ciclismo. Quindi questo a dimostrazione della vitalità di un territorio e di una comunità che è profondamente attaccata alla propria storia e è capace di proiettarla nel futuro con qualità, innovazione e soprattutto con radici solide, perché per arrivare a 100 anni significa aver portato avanti nel tempo una realtà e averla portata avanti bene e con efficacia. La stagione del Teatro delle Arti. Il Teatro delle Arti di Lastrassigna, gestito dalla Compagnia Teatro Popolare d'Arte, è riconosciuto per il terzo triennio come residenza creativa della Regione Toscana. Dopo più di 10 anni di lavoro, si conferma con oltre 9.000 spettatori nel 2022, 50 aperture di sipario e 30 iniziative a ingresso libero, il più importante presidio culturale dell'area metropolitana di Firenze Ovest, fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale di Lastrassigna. La nuova stagione del Teatro delle Arti punta così sull'eccellenza artistica di nomi come Virgilio Sieni, ma anche sull'esperienza di tutto pubblico, con spettacoli come la nuova Barberia Carloni del Teatro Necessario per i ragazzi e le famiglie.
Apre il 2023 Gaia Nanni, l'attrice fiorentina da mille volti prestata al teatro e al cinema, che si cementa in una sua interpretazione degli Ultimi saranno ultimi. La stagione prosegue oltre generi con l'omaggio a Lucio Dalla tra musica e poesia nello spettacolo concerto Piazza Grande. Non mancano le ricorrenze, come lo spettacolo Norma, dedicato alla partigiana Norma Parenti nel giorno della memoria. Beh, il Teatro delle Arti è il frutto di un percorso fra professionisti del teatro e della musica, istituzioni fondamentali per noi come il Comune di La Stassigna e la Regione Toscana, e l'idea e i nostri pubblici, l'idea di un teatro aperto al pubblico che parli di noi, della fase che stiamo attraversando come cittadini, come artisti, come anche classe politica dirigente. Nel cuore delle cose vuol dire un teatro che non si preoccupa troppo dei generi, delle tendenze, spazia fra musica, danza contemporanea, teatro ovviamente, poesia, e cinema, facciamo anche cinema, ma che sia una comunicazione calda, vicina ai cittadini, inclusiva, quindi aperta a tutte le culture, a tutte le formazioni culturali. E quindi è fatto di tante cose, ma queste sono le premesse principali. Secondo il consigliere regionale Fausto Merlotti, le presenze di pubblico nel 2023 saranno superiori ai numeri registrati nel periodo pre-pandemia, perché, ha detto, assistiamo ad una programmazione intensa di livello e che consente ad ogni tipo di pubblico di poter partecipare. E sono certo e sicuro che la nuova stagione del 2023 supererà anche i numeri pre-pandemia del 2019, perché c'è una programmazione intensa di livello, ma che consente a tutto il pubblico di potervi partecipare. Si spazia da rappresentazioni popolari a pièce di alto livello artistico e culturale, e sicuramente l'omaggio anche ad un grande della musica nazionale e internazionale quale Lucio Dalla, sicuramente la ciliegina sulla torta, ma anche l'attenzione alla giornata della memoria con l'opera che ricorda la partigiana Norma e tante altre, diciamo, attività e rappresentazioni di livello. Nel suo intervento il sindaco di La Stassigna, Angela Bagna, ha voluto ringraziare la Regione Toscana per il sostegno e il supporto a questo progetto di residenza teatrale. Ma ci sentiamo parte integrante dell'area metropolitana, il nostro teatro ha ripreso post-Covid con un'attività importante, molto variegata, teatro di residenza che sta dando delle risposte a tutta l'area metropolitana. Siamo ripartiti a settembre con una programmazione variegata, sicuramente la stagione che andiamo a presentare stamani offrirà sempre molteplici spunti anche per un interesse metropolitano, con un programma che dà risposte al territorio, infatti una progettualità che va a toccare vari ambiti, la scuola, il sociale, e questo è stato sempre il nostro punto di forza. Silenti armonie e sorprendenti invenzioni. È stata inaugurata al Palazzo del Pegaso la mostra del pittore pisano Alberto Martini Silenti armonie e sorprendenti invenzioni. Sono opere che arrivano dritte al cuore, sono sorprendenti invenzioni partendo da oggetti, paesaggi particolari con una tecnica pittorica raffinatissima, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sono contento che i visitatori di questa mostra possano apprezzare la qualità artistica che c'è in Toscana, una pittura emozionale che trova in Martini uno splendido interprete. Sono opere che consentono allo spettatore di riflettere, lo invitano a guardarsi dentro, a cercare quelle risposte che spesso nella nostra vita quotidiana non riusciamo ad avere, aggiunto il presidente. Alberto Martini si muove in un mondo che è il nostro mondo, quello della quotidianità, degli oggetti di uso comune e dei paesaggi conosciuti che l'artista rivede e rilegge offrendoci una visione. Forse qui sta proprio uno dei poteri dell'artista, riuscire a vedere dove gli altri guardano, soffermarsi e non passare oltre, indugiare sugli oggetti, indagare un paesaggio per esplorarne l'intima essenza. C'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano, credo, ad ognuno di noi. O sorprendente invenzione probabilmente è la tecnica anche. L'oggetto è più sulla silente armonia, ecco. Io sono pisano, ascianese, quindi non posso che essere legato anche alla bellezza del mio territorio, all'armonia che questo paesaggio antropico, diciamo, trasmette, ecco, quando lo guardiamo, quando lo contempliamo. Io
sono molto debitore, diciamo, alla sensibilità che mi ha trasmesso mio padre, anche se, diciamo, col tempo sono riuscito a elaborare appunto un linguaggio espressivo originale. Ecco, per chi lo conosce, mio padre è sempre stato un purista della pittura a olio su tela, io invece, diciamo, percorro strade diverse e mi trovo più a mio agio sulla carta, ecco. Dietro gli oggetti che Martini mette in mostra, ha sottolineato il curatore Fabrizio Pizzanelli, c'è la vita quotidiana, gli oggetti di tutti i giorni, ma con la capacità dell'artista di scavare in profondità e di arrivare all'essenza della materia, rendendo questi oggetti opere straordinarie. Siamo di fronte ad un'arte che invita a riflettere e pensare, non è arte che urla e provoca, siamo in un'altra dimensione, quasi metafisica. La mostra può essere visitata fino al 21 gennaio 2023. Direi che dentro agli oggetti e dietro agli oggetti che Martini mette in mostra c'è la vita quotidiana, la vita, la nostra vita in realtà, è la vita di tutti i giorni, degli oggetti che noi incontriamo nel nostro vivere quotidiano. Certamente in questi oggetti noi troviamo quasi una ricerca sull'essenza degli oggetti stessi. Perché c'è una capacità degli artisti di riuscire a vedere, a scavare all'interno degli oggetti, quando forse per molti altri invece si tratta oggetti da buttare via, da levare di torno, da abbandonare. Ecco, invece riletti con gli occhi degli artisti, questi oggetti prendono vita e diventano opere d'arte assolutamente straordinarie.